Filippo è il nostro figlio in cielo. Grazie alla fede, oggi abbiamo una nuova speranza. Con queste parole è iniziato l'incontro organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia e Vita sul tema Prendersi cura dei piccoli e degli anziani, che si è svolto ieri in occasione della 39esima giornata per la vita all'auditorium della Chiesa di Sant'Anna a Sala Consilina. Intanto questa celebrazione diocesana ha sempre il sapore di un aspetto testimoniale e mai si riduce a una lezione cattedratica, per cui anche quest'anno abbiamo invitato una famiglia che attraverso le vicende della vita ha risposto cristianamente a questa vocazione che è il sogno di Dio sulla coppia umana, la famiglia. E quindi questo valore testimoniale che però qui acquista in particolare il particolare riferimento verso i nonni, gli adulti, quelli che nella famiglia e nella società costituiscono un collante e soprattutto aiutano anche a sottrarre i nostri bambini a quella dolorosa dipendenza, a quella ossessiva consultazione dei nostri smartphone, tablet, recidendo così le relazioni affettive e reali anche nell'ambito della famiglia. Noi, diciamo, fin dall'inizio della malattia di Filippo abbiamo avuto questa intuizione, se vogliamo, di non tenerci per noi quello che ci stava succedendo. L'abbiamo divulgato, abbiamo aperto un primo blog in cui semplicemente volevamo dare delle informazioni a amici e parenti che ci chiedevano contemporaneamente. Poi abbiamo scoperto che questo, diciamo, condividere ci radunava attorno a noi tantissima gente. Abbiamo avuto, come dire, testimonianze di vicinanza, non voglio dire di conversioni, ma insomma poco ci manca, insomma persone che si sono riavvicinate un po' alla fede, eccetera. E soprattutto abbiamo scoperto che c'era tantissima gente che pregava per noi e per Filippo. E noi ci siamo sentiti veramente abbracciati, veramente avvolti. C'era questa ondata di preghiera che si muoveva nei confronti di Filippo, nei confronti nostri, a beneficio nostro e di Filippo. E questa cosa ci ha sostenuto in una maniera incredibile. Con un piccolo sì, con un nostro veramente minimo sforzo, alla volontà di Dio, a noi questa disperazione non è toccata, cioè ci è toccato comunque perdere un figlio, però questa cosa si è trasformata quasi in un dono, per cui noi abbiamo fatto un percorso di conversione durante la malattia di nostro figlio, lo stiamo tuttora facendo, cioè noi non siamo assolutamente ancora convertiti o ancora arrivati, però sicuramente ci siamo sentiti veramente sostenuti dalla grazia di Dio e mai abbandonati, e questo ci ha permesso di poter vivere questa cosa in una maniera diversa da quello che in genere succede. Mi sono detto, ma io come ginecologo come posso amare? Con una conoscenza senza fronzoli, essenziale, senza nulla togliere e nulla aggiungere allo stato dei fatti, e con un sapere scientifico, un'informazione scientifica precisa. In questo modo io posso amare. Come amo? Amo passando le mie conoscenze agli altri e quindi permettendo agli altri così di amare.